Allora, io vedo un nesso tra il periodo Covid e il periodo adesso della guerra, in cui la, la cosiddetta narrazione, come si usa dire adesso, come si dice in inglese, lo storytelling, eh, è, è, è assolutamente identica, ma è fatta non solo di bugie, ma è fatta anche di omissioni. Se noi andiamo a guardare,. Allora, a parte il fatto che volevo dire prima a Fraiese, vorrei un commento da lui, che oggi ho letto che è uscito un libro del professor Palù, no? presidente dell'AIFA, che dice che ah, la pandemia andava curata a casa e ci sono stati troppi eh, virologi televisivi. Ma, Ma ecco, va. lui, lui dov'era in questo periodo? Francamente non lo so. Ma quindi per dire, diceva Henry Miller, qual è il segreto del successo? Mai vergognarsi lo stessa cosa, mai vergognarsi quando leggo un illustre eh, eh, scrittore, giornalista come Ferrara che dice un fiore per la brigata Azov, cioè sono nazisti però fanno il bene della nazione oramai siamo arrivati a dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra quello che sta succedendo in questo momento intorno alla famosa acciaieria, famosa perché si, tutti i giorni nei telegiornali vediamo cosa c'è in questa acciaieria Allora, due deputati, me lo sono segnato qua, due deputati dello Opposizione ucraina, tempo fa si chiamano Medvedev e Kuzmin, avevano denunciato, avevano chiesto che Zelensky chiarisse come mai ci sono 20 laboratori di biotecnologie eh, e bio armi biologiche in Ucraina, in particolare là sotto, con anche eh, centinaia di eh, medici e di specialisti e di militari provenienti da tutti i paesi della NATO. Allora, sembra, allora, almeno citiamolo come ipotesi. Così. Stamattina ho sentito la Rassegna Stampa di Radio Radicale che ascolto la mattina eh, vabbè, tanto perché però, non compro cultura, più i giornali, vabbè, non compro eh, più i giornali, ed era impressionante, ma non ci fosse stato uno, ma nemmeno la verità. Vabbè, ma scusami Alberto, se ti dicesse, per, no, no, ti facciamo un'ipotesi. Però scusami, eh. ti dico subito la parola. Non ti può impressionare? Noi abbiamo già spiegato. Io mm. per carità, non è che questo stiamo. Non dobbiamo fare dobbiamo fare la critica. A quella che qualcuno potrebbe pensare fosse una concorrenza che in realtà non è, non lo è mai stata e mai lo sarà. Però ricordiamoci che Radio Radicale è l'unica emittente radiofonica in Italia che, che da 30 Totalmente anni prende denaro pubblico, sì, cifre sì. folli, prende decine di milioni. Noi non prendiamo un centesimo. Sì, sì. Quindi già esiste una discriminazione fra chi prende del denaro pubblico e chi non lo prende. Poi, se oggi ci metti che il denaro pubblico viene dato da, dalle istituzioni che, hanno, che, non, che fanno ovviamente della propaganda e del pensiero unico il loro mantra principale, è ovvio che tu non puoi aspettarti che la radio radicale Così come no, dalla no, e da altri citato per dire e che pazienza in tutti i giornali non ti proprio tutto il No, tu non, cuoque, cuoque, non mi, meraviglio, mi meraviglio del fatto che citando i giornali ce ne fosse uno eh. che avesse detto almeno un'ipotesi, come si dice in inglese: if then se allora fosse vero che c'è un laboratorio, non c'è là sotto? No? Quando invece abbiamo testimonianze da tutte le parti, c'è un bellissimo articolo di Ruggero Capone eh, eh, che dice, guardate, e, e descrive in dettagli cosa c'è lì sotto, ma è vero o non è vero? Maurizio Blondet e tanti altri, ah, sono complottisti. Va bene, sono complottisti, per favore, mi volete dire se questi, a se questi due allora, allora, perché non vogliono che si, che si arrendano? È paradossale, cioè sono stati intercettati quelli del Battaglione Azov che chiedevano a Zelensky eh, eh, noi vorremmo arrenderci, ci date il permesso, perché altrimenti ci fanno fare al fine dei topi e lui gli ha detto no. Lui preferisce che vengano sepolti lì sotto. Voglio dire anche un'altra cosa gravissima: si continua a dire, ah, ci sono civili. Adesso mandano in onda le, le video delle mamme con i bambini lì sotto. Quelli si chiamano scudi umani. È una cosa tremenda che si fa in tutte le guerre: è stata fatta in Siria. Si sta facendo adesso. ci fosse uno straccio di giornale, anche un foglietto. Eh, voglio dire, che dicesse un pezzettino di verità, guardate che forse lì sotto ci sono dei civili messi lì come scudi umani? No, assolutamente bisogna. preferiscono che vengano sepolti sotto le megabombe che a un certo punto devono, dovrebbero mandare per, per chiudere la partita piuttosto che lasciarli uscire e raccontare cosa c'è veramente lì sotto. Siccome in molti l'hanno dichiarato, ditemi se hanno detto una bugia o se è una verità. Ma questo quello che non si. allora l'umissione diventa, diventa la peggiore delle propagande, e poi si parla di propaganda russa. L'ultima cosa che dico su questo che ho sentito che il, il, il ministro Lazarov, il, la, no, scusa, Lavrov, eh, il ministro degli esteri russo, ha detto: Ma qui noi in realtà stiamo combattendo contro la NATO, non solo contro l'Ucraina. Eh, e tutti a dargli addosso dicendo: Ecco, vedete questo, detto che... perché non è vero. Perché non è forse vero? Gli stanno mandando armi da tutti i paesi NATO, ci stiamo indebitando, stiamo andando verso problemi di carestia per il petrolio e il gas per ubbidire a e eh, eh, voglio dire, l'ultima cosa la, era la penultima, l'ultima cosa era l'altro giorno durante una trasmissione della 7. Eh, eh, sento dire da uno di quei comunisti con Rolex eh, che glielo ho detto proprio sul muso eh. Eh, ah noi dobbiamo finalmente abbiamo un leader che ci guida ma proprio con questi toni enfatici che è Biden ah di qua ah, sì? e noi dovremmo stare dietro a un leader che ha bisogno di un foglietto per leggere le domande e le risposte e ha in mano la valigetta col pulsante per i missili nucleari ma dico ma ragazzi ma dove avete messo il cervello? io delle volte mi sveglio la mattina sento queste cose e dico mi do dei pizzicotici, ma sono ancora <ride> vivo. Sono sveglio o sono in un film?